Ehi, ciao! Allacciarsi la cintura di sicurezza in auto è qualcosa che si impara anche senza conoscere l'intero codice della strada. Ma ti sei mai chiesto perché gli autobus non hanno le cinture di sicurezza? Come possono essere più sicuri delle macchine allora? Bene, scopriamo le risposte a queste domande e altro ancora. 1. Perché gli autobus non hanno le cinture di sicurezza? Sembra naturale che un veicolo che trasporta molte più persone di un'auto dovrebbe avere le cinture di sicurezza, ma gli autobus non le hanno, nemmeno gli scuolabus. I motivi sono diversi. In primo luogo, in caso di emergenza, i passeggeri devono scendere dall'autobus il più velocemente possibile. Con le cinture allacciate, perderanno tempo prezioso per sganciarle. In secondo luogo, un autobus è un veicolo grande e pesante. Sulla strada non ci sono molti altri mezzi che molto di più di un autobus pubblico. Quindi, in caso di collisione, l'autobus si fermerà molto più lentamente di un'auto. Così che i passeggeri sentiranno meno l'impatto e non si faranno troppo male. Questo è anche il motivo per cui i passeggeri possono rimanere in piedi. 2. Perché ci sono corsie riservate agli autobus? È abbastanza ovvio. Come qualsiasi altro trasporto pubblico, gli autobus hanno orari prestabiliti e nelle grandi città gli ingorghi sono all'ordine del giorno. Per ridurre i ritardi causati dal traffico intenso, sono state introdotte corsie riservate a loro. Esse consentono agli autobus di spostarsi senza ostacoli nella città, così da garantire l'ora di arrivo indicata alla fermata. Purtroppo, anche nelle grandi città, sono poche le strade che sono dotate di corsie separate, rendendo difficoltoso per un autobus arrivare alla fermata successiva in orario. 3. Perché gli autobus non si fermano e non aprono le porte quando qualcuno è in ritardo? La risposta è semplice, perché è pericoloso. Quando un autobus ha già chiuso le porte e si è spostato, fermarlo di nuovo crea difficoltà agli altri veicoli. Inoltre, se un autobus apre le porte per far salire un passeggero in ritardo, qualcuno potrebbe guidare sulla corsia adiacente e colpire accidentalmente quella persona. Nessuno vuole arrivare in ritardo, lo capisco, ma è sempre meglio che finire in ospedale. 4. Perché è presente un cartello "Non parlare al conducente"? Perché vuole essere lasciato solo? Non proprio. Bene, immagina, è l'ora di punta e stai guidando un autobus pieno di persone. Il traffico è intenso, quindi devi essere concentrato alla guida. E poi, proprio mentre stai per fare una svolta piuttosto difficile ad un incrocio, qualcuno ti dà una pacca sulla spalla e ti chiede quanto tempo occorrerà percorrendo una strada del genere. Sorpreso, giri il volante e immagina il resto. In generale, non è pericoloso fare una domanda all'autista di autobus, ma per evitare incidenti, meglio non farlo. 5. Come si aprono e chiudono le porte degli autobus quando il conducente non è all'interno? Gli autisti di autobus hanno sul cruscotto i pulsanti di controllo delle porte. Questo è ovvio. Ma come chiudono le porte dietro di loro quando scendono? O come le aprono prima di mettersi al volante? In effetti, esiste un meccanismo che apre e chiude la portiera del conducente dall'esterno. Il pulsante che lo attiva è di solito nascosto e posizionato sotto la porta. A volte è anche bloccato. Ma è raro. Gli autobus sono troppo difficili da rubare e il potenziale profitto non vale il rischio. Quindi le compagnie di trasporto non si preoccupano molto di bloccarli. 6. Perché gli autobus sono considerati più sicuri delle automobili? Non ci sono cinture di sicurezza, né airbag, e spesso i passeggeri viaggiano in piedi. Come può un veicolo del genere essere più sicuro di un'auto? Bene, per dirlo in modo semplice, il pericolo in una collisione proviene da un arresto improvviso ad alta velocità. Come ho già detto, gli autobus sono pesanti e deve accadere un impatto davvero imponente per fermarli. Sono anche lunghi, quindi anche se un autobus si schianta contro un muro di mattoni, i passeggeri cadranno, ma probabilmente nessuno si farà seriamente male. In un'automobile, le funzioni di sicurezza come gli airbag e le cinture di sicurezza sono progettate per attenuare l'impatto, perché lo spazio all'interno è molto più piccolo. Inoltre, gli autobus guidano lungo percorsi specifici e il compito del conducente è di procedere lentamente e in sicurezza, quindi le possibilità di un incidente sono minori.
Pensi che gli autobus abbiano ancora bisogno di protezione per i passeggeri? Fammelo sapere nei commenti. 7. Perché gli autobus si fermano e aprono le porte ai binari della ferrovia? È in realtà un must per qualsiasi veicolo fermarsi in un punto designato prima dei binari della ferrovia e controllare se sta arrivando un treno. Per un autista di autobus è anche importante aprire le porte e ascoltare il fischio o le ruote del treno. Possono attraversare i binari solo quando si sono assicurati che non ci siano treni nelle vicinanze. Dopotutto, sono responsabili della sicurezza dei loro passeggeri. 8. Perché i depositi di autobus si trovano spesso in quartieri poveri? Hai mai notato che i depositi di autobus si trovano di solito in aree con una cattiva reputazione? Non è una coincidenza e la ragione, come spesso accade, è il denaro. I depositi per il trasporto pubblico hanno bisogno di molto terreno e il terreno nelle grandi città è costoso. Quindi, quando un'azienda di trasporti acquista un terreno per parcheggiare i suoi veicoli, normalmente sceglie un luogo che è relativamente economico. Non è difficile capire che i bei quartieri sono così per una ragione, quindi ovviamente costerà di più comprare terreni. Ecco perché i depositi di autobus si trovano spesso in aree note per attività più illecite. 9. In che modo i display degli autobus sanno quando mostrare la fermata successiva? Pensavo che i conducenti di autobus cambiassero le fermate con l'aiuto di alcuni pulsanti sul cruscotto, ma in realtà non è così. I display a LED nell'abitacolo sanno farlo da soli. Sono gestiti con un sistema GPS. Quando un autobus si avvicina alla sua fermata successiva, il GPS invia un segnale al display e cambia il nome della fermata. A proposito, è anche per questo che a volte cambia troppo presto o troppo tardi. In una città dove ci sono molti edifici alti, il GPS potrebbe avere difficoltà a operare con precisione. Quindi il nome della fermata potrebbe cambiare quando il bus si è già spostato o prima ancora di effettuare la fermata. 10. Come fai a vedere da una finestra dell'autobus dall'interno quando all'esterno c'è un annuncio? Hai sicuramente visto gli autobus in città con pubblicità enormi su di essi, giusto? Ma quando sali su un autobus del genere e guardi fuori, tutto ciò che vedi sono un sacco di piccoli punti neri e, sorprendentemente, anche la strada. Il segreto sta nel materiale e nel metodo della sua applicazione. L'annuncio è in realtà un sottile strato di vinile che ha una foto all'esterno ed è di una tinta, di solito scura, all'interno. Inoltre, circa il 50% del foglio è costituito da fori. Quando lo guardi dalla strada vedi un'immagine e se ti trovi in piedi a poca distanza non riesci a vedere i buchi. Quando sei all'interno, tuttavia, la strada esterna è più luminosa della lastra di vinile sul vetro, quindi i tuoi occhi naturalmente si concentrano maggiormente su ciò che c'è dietro e i buchi che ho citato ti aiutano a vedere ancora meglio. 11. Perché il volante degli autobus è quasi parallelo al suolo? Se ti siedi in macchina, noterai che il volante è quasi ad angolo retto rispetto al suolo, mentre su un autobus è esattamente il contrario. Questo ha a che fare con le peculiarità costruttive. Il volante è collegato direttamente alle ruote del veicolo con un'asta. In un'auto, le ruote anteriori sono più avanti rispetto al guidatore, quindi l'asta si sposta indietro e fino al volante. Con un tale angolo è più conveniente rendere il volante verticale. In un autobus, invece, il guidatore si siede sostanzialmente sulle ruote anteriori, quindi l'asta va dritta. La posizione orizzontale consente anche una maggiore leva. Come ho già detto, un autobus è una cosa importante e farlo muovere può rivelarsi un compito difficile. 12. Perché gli autobus non hanno una forma più aerodinamica? Automobili, treni ad alta velocità e aeroplani hanno tutti forme che permettono all'aria di fluire più liberamente attorno a loro, riducendo la sua resistenza. Perché gli autobus sono così rettangolari, quindi? Perché sostanzialmente non hanno bisogno di essere aerodinamici. Il fatto è che l'aerodinamica consente ai veicoli di muoversi più velocemente, con una forza dell'aria meno resistente. Ma gli autobus non hanno bisogno di velocità, necessitano prima di tutto di sicurezza. Hanno un limite di velocità prestabilito e sono progettati per trasportare quante più persone possibili. Perché un autobus pieno di passeggeri dovrebbe accelerare molto? E infine, ti starei chiedendo delle ruote sull'autobus. Bene, ecco la risposta.
Le ruote sull'autobus girano, 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 girano. Le ruote sull'autobus girano e rigirano per tutta la città. Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, dai un like al video e condividilo con un amico. Qui ci sono altri video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.